Vince progetto per Scisciano 2, Edoardo Serpico è il nuovo sindaco. San Vitaliano, Falcone si riconferma sindaco. Brusciano ha eletto il suo sindaco, l'avvocato amministrativista Giosi Romano. Terza edizione della festa della Tamorra a Scisciano. Scisciano Notizie promuove un sondaggio sui servizi del comune di Scisciano. La Juventus Scisciano raggiunge la salvezza. Il Matador Nappi e gli altri protagonisti ai nostri microfoni. Il New Volley Scisciano festeggia la promozione in D. Ecco la voce delle campionesse provinciali. Amiche ed amici di Scisciano Notizie, benvenuti all'edizione di maggio del nostro TG Web. Il professore Edoardo Serpico vince le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio e sale sulla poltrona di sindaco di Scisciano. Progetto per Scisciano 2 ha infatti conquistato complessivamente 1.897 voti contro i 1.540 della lista Scisciano Bene Comune, capeggiata dall'ingegnere Giuseppe Napolitano. Ultima in graduatoria la lista del Movimento 5 Stelle di Antonio Di Costanzo, che si è fermata a 396 preferenze. Il professore Serpico è stato eletto con il 49,9% dei voti. Fra meno di 10 giorni il neo sindaco di Scisciano convocherà il primo consiglio comunale e, secondo indiscrezioni, renderà ufficiale in quella sede l'intera squadra degli assessori. Le telecamere di Scisciano Notizie hanno ripreso i momenti più interessanti della vittoria del professore Serpico, con una sua intervista a caldo, ma anche le interviste realizzate ai due candidati eletti con il maggior numero di preferenze, Raffaele Ambrosino e Giovanna Napolitano, che hanno totalizzato 446 preferenze. Infine vi faremo vedere il momento della proclamazione finale. Ecco il servizio. Amici di Scisciano Notizie, buonasera, siamo in piazza qui a Scisciano, appena terminate, ultimate le elezioni, il professore Edoardo Serpico è il nuovo sindaco di Scisciano. Buonasera professore. Buonasera. Impressioni a caldo? Innanzitutto sono felicissimo per il consenso ricevuto. Soprattutto in considerazione del fatto che, essendo già stato sindaco in passato, per me è una soddisfazione doppia, come dire, essere riuscito a farmi tributare nuovamente consensi da parte della comunità scescianese. Ricordiamo appunto che il professore Edoardo Serpico in questa tornata elettorale, mi sembra che la vittoria sia stata oltre i 300 consensi, 300 voti. E un'ultima cosa, adesso la prima cosa che intende realizzare nella sua nuova amministrazione. Ma la prima cosa, come mi è capitato di dire già in passato, sarà questa approvazione di questo regolamento per la situazione, per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, e ci metteremo sicuramente a lavorare con grande lena per affrontare e risolvere nel più breve tempo possibile la questione delle gomme. Io sono consapevole del fatto però che ci vorrà del tempo, però ce la metteremo tutta per riuscire a risolvere questo problema che oramai è diventato più che decennale. Ok, allora ringraziamo e facciamo gli auguri al nuovo sindaco di Scisciano, il professore Edoardo Serpico della lista numero 1, progetto per Scisciano 2. Grazie professore. Grazie a voi. Auguri. Grazie.
amici di Sciscia Notizie, continuiamo le nostre interviste post elezioni. Siamo con l'assessore uscente allo sport e alla cultura, Raffaele Ambrosino. Ciao Raffaele, buonasera. Buonasera, buonasera. Felicissimo per il consenso. Ricordiamo che l'assessore uscente Raffaele Ambrosino in questa tornata elettorale ha totalizzato 450 voti. Più o meno, sì. Voto più, voto meno, sì. Più o meno, sì. Benissimo. Allora, caro Raffaele Ambrosino, festa grande stasera, grande entusiasmo per questa vittoria. E la prima cosa da fare adesso della nuova amministrazione? La prima cosa da fare dopo qualche giorno di festeggiamento, giusto per ricaricarci, dobbiamo fare il punto della situazione. Logicamente la responsabilità prima è in capo al nuovo primo cittadino, Edoardo Serpico, al quale abbiamo dato fiducia perché lo conosciamo bene, conosciamo i suoi punti di forza, le sue funzioni politiche che ha esercitato negli ultimi 20 anni. Crediamo in lui e noi siamo pronti a sostenere questa nuova amministrazione. Rivedendo, quindi rimboccandoci le maniche, prendendo il programma politico e ricominciando a spulciare punto per punto in base alle priorità, all'aspettativa unica dell'interesse generale, mettendo da parte l'interesse particolare. Facciamo una domanda specifica riguardo al tuo assessorato, cioè quello della cultura e lo sport. Una cosa che ti viene in mente, che vorresti adesso realizzare in questa nuova amministrazione? Le cose che mi vengono in mente che vorrei realizzare sono parecchie, però limitatamente alla cultura rimetterei subito in lavorazione la questione parcheggio comunale, perché il teatro è in una condizione particolare, ha bisogno di uno spazio adeguato per il parcheggio. Stessa cosa dicasi per la sport. Abbiamo una palestra che è funzionale fino ad un certo punto, dobbiamo riprenderla quanto prima, quindi potenziare la struttura, oltre che le attività. Ringraziamo Raffaele Ambrosino, auguri. Grazie, grazie a voi. Arrivederci. Continuiamo ancora le nostre interviste, stavolta è il turno di Giovanna Napolitano, la giovane professoressa, terza degli eletti con all'incirca 450 voti, ma siamo in attesa dei voti definitivi. Ciao Giovanna, auguri, complimenti. Buonasera a tutti gli amici di Sciscia Notizie, vorrei ringraziare tutti perché l'emozione che sto vivendo questa sera è indescrivibile. È stata un'attesa lunga, faticosa, però i risultati mi hanno premiato e ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, tutti quanti, con affetto veramente. Mi hanno dimostrato veramente che ci tenevano a me, quindi questo è quello che mi sento di dire, quindi ringrazio tutti veramente. Ascolta un'altra domanda, si presume che tu possa essere in odore di assessorato? Sì. E guardiamo un po' più in là nel tempo, che cosa desidereresti attuare se realmente, diciamo, si realizza il sogno di cui parlavo prima? Ovviamente, diciamo, adesso si fanno delle previsioni che poi in consiglio comunale troveranno la giusta risposta. Stiamo facendo un gioco. Diciamo che quello che sento forse più vicino alle mie competenze è l'assessorato allo sport e alla cultura, perché insomma si avvicina alle mie corde, a quello che è la mia professionalità, al mio modo di essere. Quindi auspico quello, ma qualsiasi cosa che ben venga. Bene, è un progetto da realizzare, uno solo? All'inizio? In questo momento l'emozione è troppo, quindi scusatemi, ma veramente non mi viene niente. Sto realizzando ancora quello che è accaduto stasera. Ringraziamo la professoressa Giovanna Napolitano. Ciao, auguri e complimenti. Sì, posso aggiungere veramente una cosa? Ma certo. Quello che mi auguro è che sia ripulito Sciscia da tutti i manifesti della campagna elettorale per dare un chiaro segno di quello che intendiamo fare. Quindi questo me lo auguro. Molto bene, cuore. Molto bene. Un segnale forte alla popolazione. Grazie Giovanna. Amici di Sciscia Notizie, buonasera, siamo in compagnia delle quote rosa della lista di Sciscia Bene Comune. Progetto per Sciscia 2, chiedo scusa per il lapsus. E siamo con Santa Palma, con Giovanna e con Cristina, buon aiuto. Allora, è una soddisfazione, soprattutto perché le quote rosa sono naturalmente in rialzo nella vostra lista. Un pensiero su questo, un pensiero sul fatto che le tre donne sono salite. L'augurio è che noi possiamo essere di esempio per il
incentivare la partecipazione di quante più donne è possibile. Noi il ghiaccio lo abbiamo molto, ma tocca alle altre. Siamo contentissime. Abbiamo avviato il cambiamento di cui c'era bisogno. Siamo contenti. Va bene, allora. Emozionata prima di tutto e felice che è salita la lista numero uno. Siamo le tre donne e amici di Ciscia Notizie, buonasera a tutti. Allora amici di Ciscia Notizie, siamo al momento della proclamazione, tra un po' sarà ufficiale l'insediatura del nuovo sindaco di Cisciano, il professore Edoardo Serpico. Questione di minuti e ci sarà la proclamazione ufficiale. Stanno diramando le prime preferenze dei candidati. Adesso sta arrivando il presidente, la proclamazione ufficiale e la sentiamo. Condivide le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati, il presidente dell'adunanza alle ore 21 del giorno 27 maggio 2013, tenendo presente il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista e considerato che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza deve essere attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima, in base alla graduatoria dei candidati di ciascuna lista, proclamo eletti i consiglieri comunali del comune di Cisciano per la lista 01, avente il contrassegno Progetto per Cisciano, collegata con il candidato proclamato eletto sindaco, il professor Edoardo Serpico. Un applauso. Alla quale spettano seggi numero 7 i signori Ambrosino Raffaele, Napolitano Giovanni, Esposito Roccione Giacomo, Paduano Giuseppe, Palma Santa, Tufano Saverio, avente il contrassegno Cisciano Bene Comune, alla quale spettano seggi numero 3, il signor Napolitano Giuseppe, candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, nonché i signori Arianna Pasquale, Lucerino Cristina. Di consegnare ufficialmente le chiavi del comune al professor Edoardo Serpico. Grazie.
passaggio ufficiale delle chiavi dal vecchio sindaco, il sindaco uscente, il dottore Patrizio Napolitano, al nuovo sindaco di Cisciano, il professore Edoardo Serpico. E dopo la proclamazione ufficiale, amici di Cisciano Notizie, vi salutiamo dall'edificio scolastico di Cisciano. Secondo mandato per il sindaco Antonio Falcone, con la lista Identità, Sviluppo e Serenità per San Vitaliano. È stato eletto al primo turno con circa il 50% dei votanti, 2003 voti ripartiti in 5 seggi. A votare complessivamente il 79,48% degli aventi diritto, percentuale in calo rispetto alle amministrative del 2008. Soddisfacente il risultato del candidato Pasquale Raimo, con la lista San Vitaliano Rinasce, 1559 voti con una percentuale del 39,24%. Al terzo e quarto posto il Movimento Popolare guidato dal candidato Pasquale Acanfora, che riceve 216 preferenze, e il Movimento 5 Stelle guidato dal candidato Gennaro Saiello, che raggiunge 194 preferenze. Manifestazione di plauso da parte dei cittadini e degli stessi candidati presenti al termine delle operazioni di spoglio, ad eccezione del candidato Raimo. La mia non è una soddisfazione personale, dichiara il neo sindaco Falcone, quanto quella di squadra, perché ognuno ha combattuto la sua battaglia, ognuno ha cercato di portare consensi intorno a delle idee. Per i prossimi 5 anni, conclude Falcone, abbiamo tutti i progetti che sono in cantiere, altri nasceranno, altri ancora vanno perfezionati e noi non molleremo la presa, andremo avanti con tutte le forze. A Brusciano, nella storia politica locale, tali numeri e percentuali elettorali non si erano mai visti prima. Si è risolto con un referendum a favore dell'avvocato amministrativista Giosi Romano, che ha stravinto con la sua coalizione di 7 liste, conquistando 6.666 voti, il 61,14%, offrendo all'elettorato una convincente occasione di cambiamento. Carmine Guarino, con le sue 4 liste, ha scontato la responsabilità di una insoddisfacente amministrazione uscente e ha avuto 3.370 voti, il 31,92%. Ultima contendente la coalizione delle 2 liste di Mimmo Esposito, con 521 voti, il 4,43% dei 10.557 validamente espressi. Alta la percentuale di voto, sia pure in calo rispetto al precedente appuntamento, che ha registrato quota 82,81%. Il sociologo Antonio Castaldo ha colto l'emblematica immagine di una maturata civiltà politica in questa tornata elettorale. Domenica mattina in piazza 11 settembre, quando i 2 maggiori contendenti alla carica di primo cittadino di Brusciano, avvocato Giosi Romano e dottor Carmine Guarino, si salutavano cordialmente mentre stemperavano un momento di tensione innescato da qualcuno in cerca di improbabili consensi dell'ultima ora nelle vicinanze delle sezioni elettorali. 3 giorni all'insegna della musica e della tradizione con l'evento promosso dall'Associazione Iabassa e patrocinata dal Comune di Cisciano. Venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno in piazza 20 settembre, appuntamento con la popolare festa della Tamorra. Canti popolari, suoni arcaici, acuti e danze tradizionali al centro della kermesse, finalizzata, come tutte le attività dell'Associazione Iabassa, alla solidarietà nonché alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Tamorre, ballatori e artisti in un'atmosfera magica che farà rivivere una tradizione popolare che affonda le sue radici nella secolare cultura contadina. Suoni e ritmi, ma anche stand gastronomici e prodotti tipici, presenza di artigianato locale e contadino del territorio, saranno il mix di una interessante attrazione per
turisti e per l'intera cittadinanza che potranno assistere all'esibizione degli artisti con le loro paranze. Abbiamo realizzato a tale proposito due interviste, la prima con il tesoriere dell'associazione Iabasta, Maria Rosaria Giannini, e la seconda con Sabino Romano, membro e supporto indispensabile dell'associazione, per sentire dalla loro voce le peculiarità di questa secolare tradizione popolare della Tamborra. Vediamo il servizio. Amici di Cisciano Notizie, buonasera, siamo con Maria Rosaria Giannini, tesoriere dell'associazione Iabasta. Ciao Maria Rosaria. Buonasera. E stasera parliamo naturalmente della festa della Tamborra, che qui a Cisciano è arrivata alla terza edizione. Allora Maria Rosaria, la festa della Tamborra è una festa tradizionale molto importante per l'area vesuviana. Voi avete preso in mano questa tradizione secolare, possiamo dire, e qui a Cisciano siamo arrivati alla terza edizione. Cosa ci puoi dire? Sì, allora noi abbiamo deciso di cominciare questo percorso con la di Tamborra 3 anni fa, proprio perché era appunto una cosa tralasciata negli ultimi anni e soprattutto in questo paese non era mai stata organizzata comunque una festa del genere. E quindi partendo dai laboratori gratuiti che sono stati organizzati dall'associazione, sia di Tamborra che di danze popolari, abbiamo deciso di concludere il tutto con questa festa. E quindi diciamo che noi organizziamo soprattutto, cioè è nata comunque per stare insieme, per dare modo alle persone di poter vivere Cisciano, quindi di poter avere qualcosa da fare la sera proprio qui in questo paese, perché comunque ci teniamo a renderlo più popolare, diciamo. E quindi niente, è il terzo anno che portiamo avanti questo percorso, sperando di poter continuare ancora nei prossimi anni. Bene, con l'aiuto di altre persone ovviamente. Certo, certo, e particolarmente quest'anno possiamo descrivere quelli che sono i protagonisti di questa festa. Sì, allora in pratica quest'anno è organizzato in due sere, quindi in una sera si esibiscono il gruppo Le Sette Bocche e un'altra sera invece La Paranza dell'Agro con Carmine Coppola, e alla conclusione della serata ci sarà un assaggio conclusivo dei laboratori di danza e tamborra organizzati dall'associazione, in cui quindi tutti gli studenti avranno l'occasione di potersi mettere alla prova in questo primo percorso. E la festa quindi è organizzata da tutti i ragazzi di Iabasta con il patrocinio del Comune di Cisciano, e quello che ci spinge comunque a fare questo è la voglia di stare insieme e di divertirci soprattutto. Certo, e se ricordo bene, complice il tempo, se non sbaglio, anche domenica. Sì, ci sarà una sera. Purtroppo sì, poiché questa sera è venerdì 31, non si sa cosa si riuscirà a fare. Abbiamo spostato la festa a domani, 1 giugno, e domenica 2 giugno. Ok, allora ringraziamo Maria Rosaria Giannini dell'associazione Iabasta e poi approfittiamo dell'occasione per intervistare anche un vecchio saggio dell'associazione. Ciao, te come stai? Abbastanza bene. Tu che hai più in mano le redini della tradizione di questa festa, ci puoi regalare un pensiero sulla festa della Tamborra che è così importante nella zona di Sulla? Vabbè, il mio pensiero è unico, cioè unico non dire, diciamo è il fatto che questa festa riesce a riunire tanta gente sotto questo piccolo strumento, piccolo grande strumento che è la tamborra, che praticamente è un ritmo del cuore, quindi il ritmo del cuore unisce comunque tutte le persone sotto questo simbolo. Quindi diciamo per noi e penso per l'associazione, diciamo fare la festa della tamborra oltre è una festa degli altri, è anche una festa nostra, in cui tutti i ragazzi, e questo è il bello della diretta, diciamo, che tutti i ragazzi si sentono coinvolti su una cosa antica che noi fino a qualche anno fa ritenevamo dei vecchi, dei nostri vecchi. Anche io quando ero un ragazzino pensavo solo alla discoteca, alla musica, diciamo, moderna, però da qualche anno a questa parte con un grande gioia ho visto che anche i giovani si sono riuniti sotto questo simbolo, sotto questo ritmo che è quello, diciamo, proprio del cuore. Anche perché grazie alla vostra organizzazione state portando fuori, diciamo,
uno stile diverso. Sì, diciamo che rispetto agli altri anni c'è uno studio più approfondito sul suono, non è solo il suonare o ripetere all'infinito delle frasi dei nostri, perché alcuni sono ancora anche incomprensibili, però studiare quelle, diciamo, la tabora significa anche studiare quelle che erano, diciamo, i nostri genitori, i nostri avi, un essere fondativi e via dicendo. Molto bene, allora dopo queste sagge parole invitiamo tutti a venire alla festa della Tamurra. Ciao da Cisciano Notizie. Buonasera. Buonasera. Come vorreste che fossero e come giudicate quelli esistenti? Questa è in sintesi la proposta del sondaggio che investe i servizi del comune di Cisciano e che la nostra testata Cisciano Notizie sottopone alla vostra attenzione. Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero attraverso la scelta e o la descrizione delle risposte delle domande del questionario. Fermo restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione sui fatti che possano interessare la collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun modo essere in contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto. Al termine del sondaggio sarà stilata una relazione a cura di Cisciano Notizie, mentre i documenti probatori del questionario saranno resi disponibili per la loro consultazione presso la redazione. Buon sondaggio! Con 34 punti in classifica, la Juventus Cisciano raggiunge aritmeticamente la sospirata salvezza, evitando anche il trappolone dei play-out. La compagine del presidente Paduano nell'ultima partita di campionato batte la San Generese con il risultato di 3-1 e festeggia, nel migliore dei modi, il primo anno nel campionato di prima categoria. Per fare il punto della situazione di questa annata così sofferta, ma alla fine positiva per il raggiungimento della salvezza, abbiamo intervistato il goleador biancorossi Matador Nappi, vice capocannoniere del campionato con 21 reti, mister Manzoni, e infine il dirigente della Juventus Cisciano, Paolo Candela. Vediamo il servizio. Sportivi di Cisciano Notizie, buonasera, siamo nella sede sociale della Juventus Cisciano e oggi, stasera, parliamo naturalmente dell'acquisita salvezza della Juventus in questo primo campionato di prima categoria. A fianco a me c'è prima di tutto il bomber della Juventus Cisciano, il Matador Nappi, che quest'anno ha totalizzato 21 reti e quindi capocannoniere del girone C di prima categoria. Ciao Vincenzo. Ciao a tutti, grazie. Prima di tutto complimenti per l'annata straordinaria, anche se di sofferenza, ma la cosa importante quest'anno come primo anno era quello di acquisire la salvezza. Allora, tu hai totalizzato 21 reti e se non sbaglio in carriera, dopo la doppietta di domenica con la San Generese, sei arrivato a 201 gol in classifica. Sì. Allora, un pensiero sulla salvezza, sul cammino di quest'anno, prima di tutto. Allora, quest'anno diciamo siamo partiti un po' svantaggiati all'inizio, però durante il campionato abbiamo recuperato punti importanti sulle dirette squadre che si volevano salvare e spero che l'anno prossimo cercheremo di vincere, andare nei playoff. Benissimo, quindi un cammino ambizioso per l'anno prossimo. Sì. Un'ultima domanda: di questi 201 gol che hai fatto in carriera, se ne ricordi uno in particolare? Il più bello l'ho fatto qua a Cisciano contro il Portici. Un gol spettacolare. Sì. Molto bene. Ringraziamo Vincenzo Nappi, capocannoniere della Juventus Cisciano. Continuiamo ancora la nostra intervista e la parola adesso al dirigente, tesoriere, segretario tesoriere della Juventus Cisciano, Paolo Candela. Ciao Paolo. Ciao. Allora, parliamo un attimino di questa salvezza di quest'anno, sofferta, però alla fine è arrivata. Sì, noi ad inizio anno abbiamo programmato come obiettivo principale proprio la salvezza, infatti sì, è stata una salvezza diciamo attesa,
è difficile. Difficile perché noi venivamo da un campionato di categoria di seconda categoria, quindi è stato un anno di rodaggio quindi per noi, quindi non sapevamo a che cosa andavamo incontro. L'abbiamo capito lavorando, e poi da considerare che molti giocatori, anche di Cisciano, era la prima volta che militavano in un campionato di prima categoria. E niente, poi fortunatamente è arrivata alla fine, non abbiamo nemmeno dovuto affrontare l'altro ostacolo, quello dei play-out, ci è andata bene, quindi siamo soddisfatti per questo. E credo che naturalmente poi dopo sofferta la salvezza, perché poi c'è stata anche la soffertissima decisione di dover allontanare insomma il mister Camice, questa comunque è stata una decisione sofferta credo da parte della società. Sì, il presidente già in un comunicato stampa diciamo specificò i motivi per cui il mister aveva scelto di dare le dimissioni. Perché questa è la verità, che il mister ha dato le dimissioni. Noi non abbiamo allontanato assolutamente nessuno dalla società. Ecco. Quindi c'erano alcuni problemi, questo sì, non lo neghiamo. Però diciamo, il mister, la verità è che ha dato le dimissioni dopo che diciamo, aver percepito questi problemi. Ecco. Ho capito. Ultima domanda, progetti per il futuro. L'anno prossimo? Progetti per il futuro, prima di tutto quello di allargare la rosa con innesti importanti e prendere, diciamo, ingaggiare un tecnico, un mister di categorie e quindi affrontare un campionato che possa concludersi, diciamo, ai vertici, ma almeno a metà classifica. Poi tutto quello che verrà orcolato. Ringraziamo Paolo Candela, dirigente, tesoriere, segretario della Juventus Cisciano, e a proposito di mister e di tecnico abbiamo qui il mister Dino Manzone, che ha traghettato felicemente la squadra alla salvezza. Buonasera Dino. È stato difficile quest'anno, in particolare questo scorcio di campionato per te, in particolare cosa hai dovuto pensare, organizzare per riuscire a fare quadrato e portare la squadra alla salvezza? Sì. Allora, prima di tutto, mister è un parolone, visto che non ho né tesserino né niente. Diciamo, sono stato un po' più da traghettatore, ma soprattutto da organizzatore, perché anche se ringrazio prima di tutto il mister Candice, che ha lavorato bene fino a che non si è dimesso. Soprattutto ringrazio ancora il preparatore atletico, perché come tutti sapete abbiamo provveduto ad ingaggiare un preparatore atletico, visto proprio le mie incapacità appunto tecnico-tattiche, soprattutto quelle di una preparazione fisica che serviva anche ai nostri calciatori. Quindi il nostro preparatore è Alfredo Nardò. Però da ricordare che la società ha... Diciamo, io insieme alla società abbiamo deciso di portare avanti questo progetto non prendendo nessun allenatore. Perché? Perché credevamo nelle potenzialità dei nostri ragazzi, e soprattutto l'unico scopo era quello di creare, di riformare quel gruppo che si era, diciamo, un po' perso, e scendere in campo con la stessa voglia che c'era l'anno scorso e 2 anni fa. In più, sì, è stato difficilissimo, alla fine ci siamo salvati tranquillamente, perché notizia dell'ultima ora è quella che San Giuseppe è finito sotto di noi, quindi noi abbiamo chiuso al sest'ultimo posto, quindi siamo lontanissimi dalla zona play-out. Beh, l'anno prossimo sicuramente non sarò io il mister di questa squadra, perché questa volta le nostre ambizioni sono diverse. Sicuramente vogliamo rientrare nei primi 6 posti, quindi anche se è difficile, però vorremmo disputare i playoff, e quindi questa volta prenderemo un mister di categoria. E il tuo ruolo l'anno prossimo quale sarà? Allora, io sono un po' il tuttofare di questa società,
Quest'anno ho fatto il custode del campo sportivo, così come il direttore sportivo. E ricordiamo che sei anche vicepresidente della società Juvenes Cisciano. Sì. Quindi continuerai ad assolvere ai tuoi compiti soliti. Sì. Bene, allora ringraziamo Mister Manzone, lo chiamiamo così perché nell'ultimo scorcio di campionato ha assolto questi compiti. Amici di Cisciano Notizie, dalla sede sociale della Juvenes Cisciano, ciao e buonasera a tutti. Buonasera. Conquistata la Serie D dopo una cavalcata davvero entusiasmante, costruita sulla vincita del campionato e poi successivamente degli insidiosi playoff, le ragazze del New Volley Cisciano, in un clima distensivo e particolarmente goliardico, hanno partecipato alla festa organizzata in loro onore dalla Polisportiva Comunale con il patrocinio dell'assessorato allo sport del comune di Cisciano. Cisciano Notizie ha preso parte con piacere alla festa della promozione e ha realizzato una serie di interviste alla squadra, ai dirigenti della Polisportiva Comunale e all'assessore uscente Raffaele Ambrosino, nonché fresco vincitore delle elezioni amministrative alla carica di consigliere comunale di Cisciano. E allora, vediamo il servizio. Allora, vediamo tutto, cominciamo a fare. Capito. Giusto di poi. Amici di Cisciano Notizie, buonasera a tutti quanti voi, siamo nella palestra comunale della scuola Adolfo Amedeo di Cisciano e stasera siamo insieme alla New Volley Cisciano per festeggiare il raggiungimento del titolo in Serie D. Iniziamo dal presidente della Polisportiva Comunale, Vincenzo Manzone, buonasera presidente. Buonasera. Allora, grande vittoria, traguardo raggiunto. Una domanda molto precisa, il segreto di questa vittoria costruita naturalmente nel tempo? La caparbietà delle atlete, l'impegno e la voglia di arrivare fino in fondo e la professionalità dell'allenatore. Sì. Questo è l'ingrediente principale per poter arrivare alla fine. Ok. Soprattutto l'impegno delle ragazze, che sono state meravigliose. L'impegno delle ragazze. A capo di tutto il Diamante. Il Diamante è il capitano della squadra. Ultima domanda, progetti per il futuro? Mi auguro che continuino su questa strada e soprattutto crescano i ragazzi, le piccole che vengono su man mano per poter arrivare al loro livello. Ricordiamo che c'è un vivaio importante che inizia dai pulcini fino ad arrivare alle ragazze della prima squadra. Non deve essere una cosa finita da qua, ma che deve continuare per poter mettere radici ancora più importanti. Ringraziamo il presidente della Polisportiva Comunale, Vincenzo Manzone, andiamo avanti in questa carrellata dei festeggiamenti, ma anche per così dire dei concetti pure abbastanza importanti. Siamo con l'assessore allo sport e cultura del comune di Cisciano, Raffaele Ambrosino. Ciao Raffaele, buonasera. Ciao. Allora, grande vittoria, stavamo dicendo, costruita con una politica programmatica e dove l'impegno del tuo assessorato è stato ed è abbastanza forte. Ci puoi dire qualcosina sulle difficoltà iniziate da questo gruppo e come si è arrivato a costruire un team e una squadra vincente? Allora, la storia della pallavolo di questa squadra nasce 5 anni fa, quando si è insediata la nuova amministrazione, ha avuto la delega di assessore come allo sport, oltre a quella della cultura. Abbiamo dovuto, dipende dalle angolature, abbiamo dovuto ricominciare da capo. Questa palestra era stata sfornita anche di rete, quindi cominciammo a fare gli allenamenti con la striscia bianca e rossa, abbiamo ricominciato da capo, stanziamento economico apposta, abbiamo comprato il minimo necessario ed indispensabile per le risorse che avevamo per ricominciare da capo. Ci siamo riscritti dopo aver dovuto svincolare i cartellini delle ragazze dalla terza categoria e in 5 anni credo che i risultati sono lodevoli, che abbiamo fatto 3 promozioni, quindi siamo passati dalla terza categoria alla seconda, poi alla prima e quest'anno in Serie D. Con risorse economiche limitate, le ragazze lo sanno bene, quindi i meriti sono delle ragazze, non sono le nostre. Noi abbiamo cercato, per quello che potevamo, di dare delle disponibilità e ad onor del vero, quando abbiamo potuto l'abbiamo fatto. Abbiamo svincolato delle risorse dal bilancio comunale che hanno contribuito insieme ad altre risorse provenienti dalle stesse ragazze, dal vivaio, a portare avanti questa progettualità. Ci abbiamo tenuto come amministrazione a promuovere queste iniziative,
nonostante la grande carenza di strutture che avevamo e che abbiamo. Mi auguro che ormai il mandato è scadenza, non so le cose come andranno, mi auguro che ci sarà la prossima amministrazione, qualunque essa sia, si dedicherà allo sport, cercando di migliorare le attività principalmente e poi promuovendo una politica sana sulle strutture. Le attività sono avviate, bisogna migliorarle, ma adesso bisogna dedicarsi alle strutture, anche perché per la Serie D e poi per eventuali ulteriori promozioni bisogna avere altro da cui pensare. Grazie Raffaele Ambrosino, assessore alla cultura e allo sport del comune di Cisciano, e continuiamo questa carrellata. Adesso focalizziamo l'attenzione sull'aspetto tecnico della squadra. Abbiamo qui mister Pasquale Ambrosio, primo allenatore del New Volley Cisciano. Caro mister, abbiamo raggiunto l'obiettivo, la Serie D ormai è una realtà e diciamo che adesso Cisciano e il volley e il New Volley Cisciano comanda lo sport a Cisciano, ha scalzato anche il calcio. La Serie D adesso è un traguardo importante per una comunità di 5.000 abitanti come appunto Cisciano. Allora, come abbiamo costruito da un punto di vista tecnico questo miracolo? Ricordiamo che il New Volley Cisciano è partito in sordina, esatto, e poi piano piano è diventata, diciamo, la squadra da battere nel vostro girone. Ma allora, io in primis devo ringraziare ovviamente a Mimmo Rim, perché all'inizio dell'anno, quando siamo partiti soprattutto in sordina, ecco, come ha detto Raffaele. E partendo in sordina, che cosa è successo? Ci siamo visti a Mimmo Rim e abbiamo detto: Mimmo, se riusciamo a fare quest'anno una squadra che riusciamo a puntare per i playoff, penso che ce la dovremmo fare, perché abbiamo una buona base a Cisciano. Scusami, mister, sì. Mimmo Rim sarebbe il direttore tecnico, sì, esatto, del New Volley Cisciano, che dopo sentiamo. Esatto. Prego. E allora, partendo da questa base, e dicevo che noi questa con la base che abbiamo delle ragazze, per quanto riguarda questo, abbiamo portato alcuni innesti, abbiamo portato Anna Maria Campana da Pomigliano, abbiamo portato il libero Anna Rita Cutolo e altri due elementi sempre di Ottaviano, Rovena Catapano e Elena Prisco. E in più abbiamo avuto la base per quanto riguarda le ragazze già di Cisciano. Siamo partiti a dire: vediamo a provarci per i playoff. All'inizio dell'anno le ragazze incredibili dicevano: mister, che sta dicendo? Però alla fine ci siamo riusciti e infatti ci abbiamo creduto. Alla fine, partita per partita, ci abbiamo creduto. Questa è stata la nostra costruzione. Siamo partiti in sordina, poi mano a mano abbiamo iniziato ad aprire le ali, come dico io, abbiamo iniziato a volare e quindi ci siamo ritrovati qui. E questa sera è quello che mi aspettavo, sinceramente, con tutto il cuore. Mi fa piacere tutto questo. Io dedico questo soprattutto alle ragazze, ovviamente all'assessore, a tutti, e anche sinceramente per quest'anno, che per me è stato un anno abbastanza duro, anche ai miei familiari, sinceramente. Grazie. Continuiamo ancora le nostre interviste e adesso c'è il direttore tecnico. Ciao Mimmo. Quanto è importante la vincita di questo campionato? Allora, come già è stato detto da Raffaele Ambrosino, come è stato già detto da Raffaele Ambrosino, cominciare 5 anni fa qua senza un pallone, senza una rete, solo con la palestra, è stato molto duro, che bisognava ripartire da zero e diciamo con un obiettivo che era quello di fare il primo campionato. Oggi possiamo vantare 6-7 campionati con altrettante squadre, quindi ad oggi, dopo 5 anni, è una vera conquista per una piccola realtà quale questa società, che a soli 5 anni, diciamo, ha raggiunto un obiettivo importante, che è la Serie D. Affacciarsi nel campionato regionale penso sia un orgoglio per tutti, e proprio in questo periodo penso che sia una cosa molto importante, perché si deve partire proprio da questo. Non è un punto di arrivo, ma deve essere assolutamente un punto di partenza, e quindi penso che noi staremo qua ancora per migliorare, per crescere e per portare avanti soprattutto il nome di Cisciano oltre che della società. Quindi questo è il mio augurio per il futuro. Grazie mister, continuiamo ancora e adesso
focalizziamo l'attenzione sulle protagoniste sul campo. Abbiamo qui la prima atleta protagonista, il capitano del New Volley Sciciano, Diamante Montagna. Ciao Diamante. Salve, buonasera. Complimenti, auguri per questa grande vittoria. E un tuo pensiero su questo lungo cammino? Allora, come già hanno detto l'assessore, l'allenatore Mimmo, sono stati 5 anni meravigliosi, però durissimi, pieni di sacrifici, però l'emozione è talmente tanta che non riesco ad esprimere tutta la mia gioia in questo momento. Sono orgogliosa di queste qua perché le adoro, sono la mia vita, per me la pallavola viene prima di tutto. Sono tipo una mamma per loro, è vero, a volte sono anche molto pesante. Però sono contentissima di questa vittoria e speriamo che vada avanti tutto questo. Domanda a titolo personale, il tuo futuro? In questo momento io avevo deciso, invece in questi giorni ho rideciso, quindi sì, se ne parlerà più avanti. Se ne parlerà. Sì, poi piano piano. Grazie. Un ringraziamento particolare a tutto il tifo che ci ha sostenuto. È scoccata l'ora del fuoriclasse della squadra. Centrale che in molte partite ha risolto parecchie situazioni, parecchie rogne. Insomma, tu hai dato il là a questa vittoria. Un tuo pensiero su questo grande cammino vittorioso? Allora, sicuramente il là della vittoria sì, ma non avrei saputo giocare come ho giocato senza il loro aiuto. Sono state brave, si sono impegnate, dall'inizio dell'anno è stato un lungo percorso, ci abbiamo creduto e meritavamo, abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere. Lei è la mamma, io sono la zia. Piacevole giocare con loro e ho conosciuto alcune ragazze quest'anno che brave e si sono impegnate, quindi grazie. Allora, grazie. La mamma, la figlia, la zia. La zia e la figlia, ecco la figlia. Laura Serpico. Io ho notato un particolare tuo tecnico che su ogni palla lotti e non ti dai per vinta, quindi la tua determinazione possiamo dire che è una componente importante di questa squadra, la voglia di lottare, di non arrendersi mai. È questo il segreto della vittoria? Anche la grinta, la determinazione, non abbiamo mai mollato nessuna palla fino all'ultimo respiro. Diciamo che è stato un anno abbastanza complicato, specialmente a cominciare, perché dopo le delusioni dell'anno scorso è stato comunque difficile mettere in senso di nuovo la squadra da capo. Però con la determinazione, grazie alla grossa mano che ci ha dato il mister e tutte le altre persone della società, siamo riusciti a raggiungere questo grandissimo obiettivo che nessuno ci quotava, ecco. E quindi è stata una doppia soddisfazione per noi e per tutto, penso, per tutto il paese. Diciamo che finalmente Sciciano è stato. Allora, amici di Sciciano Notizie, vi abbiamo fatto sentire le voci dei protagonisti e ci lasciamo così con un saluto grande alla squadra. Raffaele, anche tu, dai. Questa cosa molto semplice, il New Volley Sciciano è in Serie D. Con quest'ultima notizia abbiamo finito, grazie per la vostra cortese attenzione e l'appuntamento con il nostro TG Web è per il 15 del mese prossimo. Ciao a tutti e buona vita!